Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts 3. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto l'ultima Webbon e oggi vi spiegherò come ottenere Luce Stellare. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. Comunque, vi ho già detto come ottenere Luce Stellare nell'episodio di Arendelle, però lì l'ho fatto in maniera troppo veloce, quindi meglio ricominciare. Allora, entrando nell'app, ora non so se posso metterla l'immagine per copyright ovviamente, però ora io cercherò di seguire passo passo insieme a voi tutto quello che vi dico. Allora, andando nell'app, aprendola, ovviamente dopo averla scaricata, aver fatto tutte le cose, eccetera, 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 ci sarà in basso a sinistra un pulsantino arancione. Voi dovete premerlo e vi manderà in una schermata particolare. Quella schermata in mezzo c'è scritto Regno Classico, Classic Kingdom. Voi dovete premerlo e vi manderà in alcuni minigiochi. Come ho già detto, quando si è fatto il Regno Classico, identici a quelli del Regno Classico. Ce ne saranno pochi, ma davvero pochi. C'è, un secondo, me lo sono scritto. Allora, ok, libro, apriti. Ok, eccolo qua. Allora, c'è Terra dei Giganti. Poi, Lotta coi Gatti, che è questo qua. Poi c'è, Topolino al Festival, che è questo. No, Topolino alla fiera, scusate, ovviamente lì è in inglese. Topolino alla fiera. Poi Contadino musicale, che è questo qui, esatto, il contadino musicale. E poi dov'è? La pesca al lago, che è questo qui. Allora, vi consiglio, abbiate tanta pazienza. Perché? Perché sì, ora scusate, sto cercando di prendere le immagini che ho. Perfetto. Allora, ora, dopo aver fatto tutti i punteggi richiesti, ora, se ce la faccio in editing a metterli, se non me lo bloccano per copyright, ci provo. Comunque, dovete andare, quando avete ottenuto tutti i punteggi richiesti, indietro, uscendo, ritornare nella schermata e andare in basso. Nella schermata, che spero di riuscire a farvela vedere, con scritto Limited Time Challenge. Ovvero, della sfida al limite. Ora, io ancora non so se è valida la cosa del... di Luce Stellare. Devo vedere. Comunque... facendo tutti i punteggi che dovreste riuscire a vedere, tipo, allora un secondo, cerco di farmi capire. Allora, la Terra dei Giganti, 25 punti dovete fare, 25 livelli, mi raccomando. E per curiosità, per chi lo vuole sapere, no, non dovete arrivare fino al livello 25. Dovete fare un totale di livelli che sia pari a 25, quindi potete fare, non so, 5 gruppi a 5, ovvero arrivare a livello 5, perdere, ricominciare, arrivare per 5 volte a livello 5. Va bene, la stessa cosa. Fishing Frenzy dovrebbe essere. Fishing Frenzy, questo qua. Dovete fare 3750 punti. E ripeto, tutti i punteggi sono accumulabili. Quindi è molto buona la cosa, non è davvero unfair. Tranquilli. Poi, The Musical Farmer, è questo qua, mi sembra. Sì, è questo qui. Poi, dovete fare 2500 punti. Carnival Kid, questo qui, dovete fare 15.000 punti. E The Barnyard Battle, dovrebbe essere questo qua, 12.500 punti. Questo qui ci vorrà un pochino, ma quello che secondo me è più rompiscatole di tutti è questo qua. Questo qui vi distruggerà i pollici, non sto affatto scherzando. Comunque, dopo aver fatto ciò, in basso dovreste vederlo,
se ce la faccio ammetterlo, ripeto. C'è scritto. Allora, piccolo editing notturno. Ho sbagliato quello che dicevo. Non dovete premere Microsoft Store o Sony PlayStation Store. Vi manderanno nella sezione per comprare il gioco. Dovete andare nella sezione Productor Code, che vi produrrà un codice per la vostra console, perché premendolo vi chiederà che console avete, e vi darà il codice. Ovviamente se lo riutilizzate non varrà. Vi darà sempre lo stesso codice, però l'avrete già usato, quindi attenzione. Comunque, vi daranno una password, voi vi scrivete quella password, dovete andare poi nella sezione della PlayStation o Xbox, riscuotere il codice. Ci vorrà un po' di tentativi, io ripeto, ci ho messo un po' di tentativi, perché ovviamente sono tanti codici. E poi vi esce fuori il coso del "Ehi, abbiamo trovato il codice, questo codice sblocca luce stellare". Vi scaricate una specie di DLC, insomma, gratuito per il codice. Insomma, riscuotete il codice e appena iniziate l'avventura vi dirà "Ehi, hai ottenuto luce stellare, puoi usarlo fin dall'inizio del gioco, sarà messo nell'inventario a tua disposizione". E ripeto, appena iniziate l'avventura, io l'ho fatto nel mio file a livello 1, sarà disponibile subito, sarà preinstallato a secondo Keyblade. E poi alla fine avanti, diritti, non c'è nessun problema. Poi l'avventura è la solita. Quindi, video molto corto, davvero molto corto. Ma almeno finalmente sono riuscito a spiegarvi come ottenere questo coso. Quindi, spero che non ci siano problemi durante l'editing e anche il caricamento di tutto. Quindi, sono riuscito a spiegarvi come ottenere luce stellare. Comunque, nel prossimo episodio di Kingdom Hearts 3 faremo l'ultima cosa da fare: sconfiggere il boss segreto. Ora non so neanche come classificare questo qua, perché di regola non doveva neanche esserci nel let's play. Quindi allora vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o uno mi piace, e ci vediamo all'ultimo episodio di Kingdom Hearts 3. Alla prossima. Ciao.